corner per Grossi, mucchio di maglie bianche a saltare, palla verso Montesi, prova lui a colpire non trovando però la porta. Fraternali, Procacci da fermo prova a crossarla, non esce Simeoni, di testa di Emma, poi la botta al volo non colpita bene da Mea sul secondo palo, bloccata da Simeoni. Alta traiettoria, uscire, colpo di testa, ha segnato la Tivoli con Antonio Di Emma, 1-0. Pellegrini, bella palla di Vestenicki sulla corsa di Jurgens che rientra su Mea, arriva ancora Vestenicki che vede la porta, prova a calciare, facile la parata per Di Giorgio. Patati, adesso lo scarico a destra per l'arrivo di Jurgens che disegna il cross troppo lungo per Savi, ma può insistere Montesi che prova a calciare forte, ancora Montesi con una seconda chance, Savi con la sponda, Pellegrini con il destro di controbalzo, palla alta a Procacci, arriva Vestenicki per Chiuti che finisce giù, non c'è fallo, allora Procacci può partire, servizio per Fagotti che riesce a prolungare in area, Fraternali sinistro alto, brivido però creato dal Fossombrone. Dice che il play out contro i romagnoli si giocherebbe in trasferta. Intanto Vestenicki vede la porta, prova a calciare, non spaventando però più di tanto Di Giorgio, palla che decolla. Si ritorna da Pandolfi. Procacci, occhio al cross. Palla bassa in aria, suo primo palo, la controlla e prova a liberare il destro Palazzi. Palla che non gira a sufficienza, questa però è la migliore occasione creata dagli ospiti. Rimessa lunga in area, intervento di Ruiz, poi Bianchi, prova con il destro la conclusione Giacchina, palla che termina alta. Procacci, l'intervento di Montesi, poi attenzione che non c'è fallo, allora prova a girarsi in area proprio Rovinelli che non riesce a concludere, non fischia nulla Toro, riesce a cavarsela in qualche modo da Tivoli. Rimessa di Lorenzoni, ancora a cercare i saltatori in area, di testa Montesi, palla allontanata al limite, Conti la controlla, Conti calcia, Zappalà ed esulta tutto il popolo dell'Olindo Galli. Allo stadio Olindo Galli, la Tivoli fa il suo, batte 1-0 il Fossombrone con il colpo di testa di Diemma. Possiamo dare anche l'ufficialità perché l'Atletico Ascoli vince 4-2 contro gli United Riccioni, quindi il 12 maggio qui all'Olindo Galli si giocherà il play out tra Tivoli e United Riccione.